Venite con me, seguitemi, partiamo verso la magia. Sono le 4:20 e sto andando al Teatro Nazionale per vedere Luca Bono. Quindi oggi vi parlerò un po' di Luca Bono. Ovviamente non potrò riprendere il suo spettacolo all'interno del teatro, quindi adesso partiamo, vado a Milano e ci vediamo tra poco. Ok, c'è stato un sacco di traffico, ma siamo arrivati al Teatro Nazionale, quindi ci saranno dei salti temporali dove vi parlerò un po' di Luca Bono. Visto che all'interno del teatro ovviamente non potrò riprendere niente, vi farò vedere delle sue magie, alcune cose, e vi racconterò di lui. Eccoci qui nel salto temporale. Chi è Luca Bono? Luca Bono ha 29 anni, è di Torino. Da piccolo si appassiona alla magia? No, il suo grande sogno era diventare un pilota di Formula 1. Così inizia a fare le gare con i go-kart, ma causa un incidente, viene ricoverato in ospedale e grazie al fratello, che è un amante della magia, gli trasmette questa passione e da lì comincia a crescere nell'ambito magico. A 17 anni vince il campionato italiano di magia, a 19 anni invece vince il Mandrake d'Or, che è un po' come se fosse l'Oscar per il cinema, quindi un premio molto importante, ma per l'illusionismo. Conosce Arturo Brachetti e con lui, nel suo spettacolo, inizia la tournée con circa 450 date. Girano il mondo assieme e Arturo Brachetti diventerà poi il regista del suo spettacolo. Inizia infatti nel 2017 una tournée, è una tournée one man show intitolato L'Illusionista, che poi è quello che io ho visto l'8 maggio a Milano al Teatro Nazionale. La sua tournée ha visto tantissimi sold out e più di 6.500 spettatori. E dopo 2 anni dall'inizio della sua tournée possiamo contare all'incirca 20.000 spettatori. Quindi cosa dire di Luca Bono? Un grande illusionista, molto giovane. Lo spettacolo è piaciuto tantissimo a me, ma anche ad Angelica. Sta avendo un enorme successo, continua il suo successo, e se ancora non l'avete visto avete l'ultima occasione per andarlo a vedere a Varese, prima che poi farà un'altra tournée. A Varese sarà proprio questa domenica, quindi se volete andarlo a vedere andate su Ticket One e prendetevi il biglietto. Detto questo, ragazzi, vi lascio qualche spezzone di qualche video delle sue performance e noi ci vediamo in chiusura, perché sono a Milano e chiuderò il video a Milano con un altro viaggio temporale. Ciao ragazzi! Ok, sono uscito da teatro, ragazzi, uno spettacolo veramente fantastico, veramente bello. Quindi dopo il salto temporale eccoci qui, sono riuscito anche a fare la foto con Luca Bono e ho incontrato anche Parabiaghi, adesso mi metto qua anche la foto con Parabiaghi. Ma detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Braver King Magic.